Hanno trascorso la notte a Leopoli dopo essere partiti dall'aeroporto di Bari per poi raggiungere Kiev nel corso della mattinata del 26 aprile. Prosegue la viaggio in Ucraina dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, accompagnato dal professor Loreto Gesualdo, presidente nazionale FISM, e dal giornalista e presidente onorario dell'associazione culturale L'Isola che non c'è, che ha promosso l'iniziativa, Franco Giuliano. La delegazione italiana sta trasportando nella cattedrale greco-cattolica di Kiev il bassorilievo dedicato a San Michele Arcangelo, opera donata dall'artista pugliese Cosimo Giuliano. La cerimonia di consegna vedrà la presenza delle autorità religiose e diplomatiche. Un gesto di pace e di speranza che ha commosso il patriarca di Kiev, ma è stato un viaggio complicato, testimoniato dalle parole di Monsignor Santoro. Appena siamo entrati in territorio ucraino, la strada è accidentata, ci sono delle buche, gli asfalti scompaiono e come dobbiamo... poi all'improvviso bisogna proprio quasi fermarsi e fare slalom, insomma proprio la marcia è rallentata. Ogni tanto si succedono dei pezzi di asfalto e dei pezzi malmessi. Il cuore è lieto perché siamo riusciti a passare il confine senza grandi problemi e ora ci rechiamo alla nostra missione, un annuncio di pace. Il cuore è legato all'obiettivo che vogliamo offrire a tutti quanti, cioè quello di un tassello per la pace.